Un paese fermo, paure e timori di essere contagiati, attività commerciali chiuse, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità, alimentari, farmacie, zootecnica. Si è svegliato così il comune di Montano Antilia, la comunità cilentana con poco più di 2.000 abitanti, il giorno dopo la notizia confermata dall'ospedale Cotugno di Napoli, che a sua volta ha inoltrato un tampone positivo all'Istituto Spallanzani di Roma, appartenente ad una giovane biologa ucraina di 25 anni, residente a Cremona, che dal 15 febbraio era rientrata dai familiari a Montano Antilia, suo paese d'origine. Giunta al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania e risultata positiva al coronavirus, è stata trasferita ieri pomeriggio a Napoli con un'ambulanza protetta. Le sue condizioni non sono critiche, ma l'intera comunità vive nel timore di altri contagi. Il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, primo cittadino e medico specialista, richiama tutti alla calma. La famiglia è stata posta in quarantena immediatamente, appena è giunta la notizia, e ci siamo attivati subito e quindi il nucleo familiare è in quarantena e aggiungo che gli è stato praticato un tampone di cui aspettiamo l'esito ovviamente. E in strettissima sinergia con il Dipartimento di Prevenzione stiamo creando una sorta di cordone tra virgolette, nel senso che abbiamo posto in quarantena anche coloro i quali hanno avuto contatti con la ragazza. È normale che man mano che questa sinergia va avanti rispetto al Dipartimento di Prevenzione, noi ci stiamo muovendo. Siamo attivissimi, siamo sulla problematica 24 ore su 24. Si parla anche di un tecnico dell'ospedale di Vallo della Lucania, residente a Cava dei Tirreni, ma c'è tutta l'equipe ovviamente che immagino sia stata messa in quarantena, che ha accolto la giovane la sera. Assolutamente sì, a Vallo, nel nosocomio sono state messe in atto tutte le misure precauzionali, compreso la quarantena, che ha investito ovviamente coloro i quali sono venuti a contatto, che hanno preso in cura la ragazza quando è giunta nel nosocomio vallese. Quindi questo è sicuro, però di contagi non ne sono a conoscenza nella maniera più assoluta. Sindaco, lei oltre ad essere il primo cittadino di Montano Antilia, un medico specialista, conosce bene insomma la problematica. Assolutamente, che timore ha per il suo territorio che possa diventare una zona rossa? Innanzitutto dobbiamo mantenere la calma, dobbiamo essere lucidi, perché in medicina e non solo in medicina bisogna essere cauti, bisogna ragionare, bisogna scremare i casi e poi agire. La preoccupazione è quella di una infezione che tuttavia può interessare qualsiasi fascia d'età, ma non è caratterizzata da una letalità preoccupante. Dobbiamo tenere alta la guardia, un profilo adeguato alla circostanza. Questo è quanto, va bene? Un'ultima domanda: stamattina che clima si respirava a Montano Antilia? Le attività sono aperte, le persone sono in strada? Un clima leggermente diverso, in modo tale legato soprattutto anche alla chiusura degli esercizi pubblici, quindi è una cosa fisiologica rispetto alla vicenda.